5 anni trascorsi in consiglio comunale in maniera coerente, sempre all'opposizione e sempre un lavoro fatto nell'interesse dei cittadini. Sì, sicuramente sì, abbiamo svolto un lavoro che è durato 5 anni all'opposizione di questa amministrazione, perché naturalmente non ne abbiamo condiviso i criteri di amministrazione, non abbiamo condiviso le modalità, non abbiamo condiviso le finalità di questa amministrazione, a partire dallo strumento urbanistico che è stato redatto, a partire dalla pressione fiscale, a partire dalla gestione della finanza pubblica. Quindi è stato un percorso sempre coerente, sempre improntato ad un'azione di opposizione costruttiva e mai per demolire. Abbiamo portato avanti questo ragionamento e quindi oggi ci troviamo nella condizione di allestire una lista, una squadra che sia antagonista a questa amministrazione. C'è un provvedimento che sogni di adottare 5 minuti dopo la vittoria alle elezioni? Ma i provvedimenti, per la verità, ce ne sarebbero tanti, ce ne sono tanti, perché io voglio solo ricordare che questo nostro territorio purtroppo è pervaso da mille vincoli, da mille criticità, ragion per cui il primo obiettivo deve essere quello di eliminare le criticità. Solo eliminando queste criticità potremo fare in modo che vi sia uno sviluppo corretto, uno sviluppo sostenibile del nostro territorio, uno sviluppo che guardi anche all'ambiente, soprattutto all'ambiente.